Salve, buon Natale anche a voi. Serviva il regalo di Natale ai tifosi, lo avete fatto molto bene in questo scontro diretto. Bravo anche il mister che ha dato fiducia a Morra, che fino a quel momento sembrava spento in campo, poi si è inventato quei due gol finali che invece hanno risolto la partita. Sì, devo dire che è stata una partita difficile, equilibrata, però spesso ultimamente dove sembrava che potevamo portare a casa anche magari la posta piena, la posta in palio a casa, poi però o un errore o per vari episodi non ci siamo riusciti. Oggi nell'equilibrio in una partita di Serie C molto difficile, perché oggi per noi era importantissimo, perché abbiamo accorciato su una squadra che adesso teniamo tra virgolette la portata, abbiamo rimediato il 2-1 dell'andata, quindi siamo anche in vantaggio negli scontri diretti avendo fatto due gol di scarto, ma erano importanti soprattutto i tre punti e soprattutto per le condizioni che ci siamo arrivati con 11 giocatori contati, tra cui Cesarini e Palazzolo, con 20 giorni di stop senza allenamenti. Ciao Cristiano, allora io le altre volte avevo detto questa squadra non deve mollare perché prima o poi gira. Ecco, direi che oggi è girata, nel senso che con tutte le difficoltà che hai detto la partita sembrava incanalata su uno 0-0 ed è uscito il colpo di classe di un giocatore che io penso che 5 minuti prima avevo detto non so perché Scazzolo non lo cambia. Non lo cambio per questo motivo, perché comunque davanti le alternative in quel ruolo lì in partite così, anche se un giocatore è lo stesso Cesarini, ti devi aspettare una giocata, perché sono partite chiuse. Alternative oggi erano quelle che erano come ruoli, eravamo con solo 5 giocatori in panchina, di cui quasi tutti esterni, nessun difensore, un centrocampista che ironizza, e quindi sono d'accordo con l'analisi, sono d'accordo anche che noi tante partite equilibrate ci ha detto spesso male, oggi era una partita equilibrata, ma noi ne abbiamo perse diverse così, anzi con squadre che hanno fatto molto meno di quello che abbiamo fatto noi oggi, perché comunque abbiamo fatto 3 gol e abbiamo avuto almeno altre 2 o 3 occasioni, 2 con Cesarini, un colpo di testa mancato nella rete piccola, una palla da fuori area, una palla di Parisi sprecata al primo tempo. Poi detto questo è stata una partita equilibrata, però troppe volte nell'equilibrio c'era andata male e oggi nell'equilibrio penso che abbiamo vinto senza rubare niente. Senti Cristiano, l'errore secondo me, se si può chiamare errore dei tuoi, è stato quello, una volta fatto gol, subito di essersi difesi un po' troppo bassi, sei d'accordo? Non è che ti difendi troppo basso, è che Cesarini rientrava dopo un lungo stop e quindi la condizione era quella che era, ha fatto solo un allenamento con la squadra, quindi la tenuta è quella che è. E per andare alto comunque ne devi avere, perché se poi c'è il tempo sbagliato arrivano lì con facilità e semplicità. Poi la Morizza che era un po' fuori ruolo, però a oggi gli esterni, non avendo Gonzi, non avendo tanti altri giocatori, penso che è il massimo che potevamo fare, stare in equilibrio e sperare nello star bene in campo come abbiamo fatto e tenere la partita alla lunga, nonostante tanti giocatori sono calati, però siamo stati bene in campo e si è visto poco. C'è stata da dire anche una chiusura di Rinaldi spettacolare, in tackle al limite dell'area. Credo che quella possa rappresentare anche una svolta della partita, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, però adesso mi viene da dire, non voglio nemmeno essere troppo pessimista, che ogni volta che basta che capita una situazione, perché anche oggi Rinaldi, a parte quella chiusura, parate non ne ha fatta, ha preso il gol su una pallina attiva e non è che può succedere sempre come con la Propatria, che fai una partita nell'equilibrio, però te almeno 3 occasioni le hai, loro un mezzo contropiede, abbiamo perso la partita. Troppe volte ci è capitato così, ma queste sono le partite di Serie C, perché ne guardo abbastanza e non vedo. La Pergolettese è andata a Trieste, la Triestina ha fatto molto meno di noi, la Pergolettese ha fatto molto più di oggi eppure ha perso 2-0. Senti Cristiano, a questo punto com'è il programma della squadra? Quando vi allenate e quando speri di avere qualcuno dal mercato? Ci rialleniamo, dobbiamo andare i giorni che danno tutte le squadre obbligatori dalla federazione e poi rientreremo a allenarci subito il 28 per fare quei 3 giorni lì. Sicuramente la situazione all'8 non so come sarà, perché tutti i giocatori che abbiamo fuori sulla carta dovrebbero essere per un periodo un po' lungo, in più oggi ha preso la squalifica anche Masetti, quindi è chiaro che per la partita dell'8 si spera che arrivi qualcosa, anche se non è facile perché purtroppo tante squadre magari i movimenti i giocatori li fanno uscire più avanti, però vedremo, ci adatteremo a quello che succederà.
peraltro una partita con la Virtus Verona, quindi un altro scontro diretto di quelli molto molto pesanti, però intanto siamo partiti più 3 rispetto al girone d'andata. Anche questo è un dato di fatto. Tu stai giocando soprattutto le ultime partite con 9 over, di cui 6 te ne manca sempre, e oggi non dimentichiamoci che comunque ti mancava Persia, ti mancava Nava, ti mancava Gonzi, che sono 3 giocatori importanti. Sono 3 giocatori importanti anche perché poi nei cambi sono importanti anche i cambi, e quindi ci sei arrivato veramente in questa prima emergenza, ma devo dire che tra Vicenza e oggi abbiamo fatto 2 grandi prestazioni. Sì, la squadra ha dato una dimostrazione di grande coraggio e solidità, questo dobbiamo dirlo. Sì. Con tutte le difficoltà che possiamo avere non era facile stare in campo bene, se non stavi in campo bene per come eravamo messi sono partite che fai fatica a vincerle, anzi è più facile che le perdi. Ecco mister, chiuderei con questa riflessione. Il Piacenza storicamente ha sempre fatto gironi di ritorno migliori, almeno negli ultimi anni. Speri che questa vittoria possa dare anche a livello emotivo, morale, più fiducia ai tuoi ragazzi magari per le prossime partite? Sì, già. Sicuramente servirà, però devo dire che ultimamente, nelle ultime partite, siamo spesso stati in partita. Tutte le partite sono state giocate fino alla fine, devo dire che secondo me ci manca anche qualcosa. Poi è normale che ci abbiamo messo del nostro e abbiamo bisogno anche di qualche elemento magari con caratteristiche diverse rispetto a che abbiamo. Quelli che abbiamo anche un po' di sfortuni in meno, soprattutto da parte degli infortuni, che poi, ripeto, se è una rosa con 9 over, ma se ogni partita ne hai solo 4-5, poi diventa difficile. Però il girone di ritorno, io da quando sono qua a 2 anni ho fatto quasi sempre una volta 30, una volta 31, 29, quindi speriamo insomma che si ripeta.